Sono Piero Frau e rappresento un gioco tradizionale, la lotta sarda si strumpa. Ma il festival è un momento di incontro dove c'è la possibilità di vedere tantissimi giochi ed è un'opportunità per tutti i visitatori, non solo per chi viene a rappresentare il proprio gioco, di conoscere le diversità e soprattutto di avere l'opportunità di poter crescere insieme. E socializzare e quindi stimolare perché i giochi possano continuare ed essere praticati più avanti nel tempo. E la valenza del festival è quella di incoraggiare e stimolare, spronare tutti i partecipanti e non solo i partecipanti, anche il pubblico perché si continui con l'attività ludica, perché l'attività ludica è molto importante, si cresce con l'attività ludica. Con l'attività ludica si impara a rispettare le regole, si impara a rispettare l'altro, si impara a, diciamo così, a stimolare, a socializzare e a pubblicizzare in modo, diciamo così, abbastanza positivo la pratica di tutti i giochi. Beh, le mie aspettative erano quelle di incontrare tantissime persone, soprattutto di conoscere tanti giochi che magari non avevo ancora sentito parlare. E in effetti la mia aspettativa è stata soddisfatta perché il Toccati sta crescendo di anno in anno e ogni anno riesce a far conoscere una miriade di sport per me nuovi e quindi la curiosità della gente, la curiosità dei visitatori viene soddisfatta proprio perché c'è l'opportunità di toccare con mano e diversi giochi, la possibilità che si dà qui anche ai bambini di potersi cimentare, di poter provare e quindi toccare con mano, come si dice proprio, le realtà diverse che ci sono in Europa e non solo in Europa.